narra che l'elezione a vescovo avvenne per chiamata visibile da parte di Dio, mentre presbiterio e popolo riuniti pregavano per la scelta di nuovo pastore. Nel cielo, sul monte dove vicino pregava, apparve un'infula episcopale sorretta da angeli. Presbiterio e popolo accorsero sul luogo e acclamarono Vicinio vescovo della città. Si narra che un giorno, mentre il santo si recava nel silenzio della montagna per pregare, una quercia devota e riverente piegò i suoi rami fino a terra, inchinandosi alla santità. Un mendicante, attribuendo alla catena di San Vicinio un alto valore venale, pensò ben presto di rubarla e darsi alla fuga. Giunse intanto al fiume Savio tentando di allontanarsi il più possibile, ma in realtà passò la notte a correre a vuoto per ritrovarsi al mattino nello stesso punto del fiume. Colto da timore e rimorso, malconcio e ferito, gettò la catena in un gorgo del fiume, ove fu ritrovata 3 giorni dopo galleggiante vicino alla riva.